evento è una data fondamentale che può iniziare, può segnare un inizio di un percorso nuovo per la Camera di Commercio di Padova. Cosa succede? Il giorno 30 abbiamo una giunta, abbiamo una serie di all'ordine del giorno una serie di cose importanti, dai costi standard, da un'eventuale visione innovativa di alcuni progetti per il futuro della nostra provincia, visto che siamo stati tagliati dal 35, 40 e 50 del diritto camerale, vorremmo fare dei conti, vorremmo rivedere il bilancio, ma vorremmo essere ancora motore propulsore per lo sviluppo del territorio. Quindi per questa ragione avremo il 30 la visione chiara dei costi standard, la consapevolezza che dovremmo tagliare alcuni costi e immaginiamo anche di dover, se necessario, vendere la sede dove siamo, che è una sede costosissima, prestigiosa per la verità, ma costosissima, costa un'infinità di euro di riscaldamento, di aria condizionata, di gestione generale, per spostarci su una sede più piccola, più smart, meno costosa e quindi anche questo nel segno del risparmio. Poi dovremo pensare alla città, quindi pensiamo con i colleghi alcuni progetti importanti per dare futuro a Padova, la zona industriale, la Gronda Sud, la nuova stazione, una serie di interventi che la Camera di Commercio vuole farsi sua. E anche il finanziamento, insomma, da alcune partecipate può essere rivalutato? Sì, noi abbiamo già fatto una serie di dismissioni molto forti, adesso valutiamo altre dismissioni nel territorio, anche di partecipazioni che sono fondamentali, che hanno servito per lo sviluppo di questo territorio, ma oggi credo abbiano terminato la loro missione. Quindi, qualche esempio? Le elenco quelle che andranno discusse in giunta, penso al MAP, penso alla ZIP, penso all'Interporto, penso alla Fiera Spa, alcune, insomma, poi valuteremo anche altre posizioni. Tutto per dare più servizi alle aziende comunque, perché è comunque un periodo in cui i costi si stanno effettuando dei tagli. Sì, noi abbiamo messo, ricorderete, 10 milioni di euro per il credito che sta dando dei risultati importanti, stiamo mettendo 11 milioni per il centro congressi, dobbiamo recuperare risorse, quindi dove abbiamo finita la missione, perché ci sono le partecipate, perché siamo entrati in queste partecipate, per dare un impulso al territorio. Adesso questo, se è concluso, non ha più senso rimanerci dentro. Quindi ecco, uscire, recuperare del denaro, reinvestirlo su altre azioni.